Si apre questo spazio che è il sequel di Incita Week. Ogni settimana un ospite con il quale ci confronteremo, ogni settimana un personaggio che anima la vita pubblica del nostro territorio. Come si conviene, il nostro ospite sarà introdotto da un servizio biografico, quindi diamo subito il via alla scheda. Angelo Pasqualino Liberti, sposato con Monica Paolino, oggi consigliere regionale, laureato in medicina e chirurgia generale e specialista in igiene e medicina preventiva. Ha un innato talento per la comunicazione verso il giornalismo, che lo rende uno dei volti noti di un'emittente locale, ma la sua vera passione è la politica. È iscritto infatti dal 1994, ovvero da sempre, a Forza Italia, di cui è stato coordinatore cittadino, delegato del Collegio 17 e delegato al Congresso Nazionale, eletto consigliere comunale nel 1994 e nel 2003, facendo parte della minoranza. Dal 2008 è sindaco della città di Scafati, presentandosi alla guida di una coalizione del PDL. Attualmente, oltre all'incarico di sindaco, ricopre molteplici cariche istituzionali e politiche. Consigliere provinciale a Salerno nel 2009, tra i più votati del PDL in Italia. Molto predisposto alla partecipazione, gli viene riconosciuto il grande pregio di ascoltare i cittadini, sia di persona che dalla sua pagina di Facebook, capace di catalizzare l'attenzione sul suo operato e di ospitare per due volte la festa regionale del PDL, per dovere di cronaca, quella del 2009, dove venne a galla la diatriba interna al PDL provinciale, che vide coinvolti l'ex ministro delle pari opportunità Mara Carfagna ed il presidente della provincia l'onorevole Edmondo Cirielli e le loro parti. Ringraziamo la nostra redazione per il contributo. Come avete avuto modo di vedere, il nostro ospite è sindaco di Scafati, consigliere provinciale, componente dell'ufficio di presidenza nazionale dell'ANCI, Pasquale Aliberti. Benvenuto, buonasera. Sindaco, una prima domanda. Lei tante volte ha ribadito il concetto di amore verso la città di Scafati. Si sente stimato, si sente amato dai suoi cittadini? Beh, questo dovrebbero dirlo soprattutto i cittadini, insomma, il fatto che io abbia un amore smisurato per la città è nei fatti. Credo che la cosa più straordinaria per chi fa politica oggi è fare o ricoprire il ruolo di sindaco, questo legame con la città, questo mettere in campo azioni che poi modificano, insomma, la città come tu hai sempre immaginato, come hai sempre sognato, credo che sia la cosa più straordinaria. Si prova a fare il meglio, si prova, insomma, ad essere in un momento difficile, anche sul piano sociale e sul piano economico, al fianco della gente soprattutto che soffre o che vive momenti di grande difficoltà. Poi se si è amati o stimati, beh, questo lo puoi constatare, insomma, quando magari alle elezioni la gente ti sostiene o non ti sostiene, al di là delle critiche giuste che in un momento di difficoltà sono sempre forti, oggi soprattutto nei confronti della politica, anche perché c'è, insomma, un distacco, insomma, delle istituzioni rispetto ai cittadini, insomma, quindi questo è anche naturale. Sindaco, lei sta mettendo in campo tutte le forze per poter ottenere dei risultati. Sono state avviate delle opere, ci sono due opere che lei ha promosso, che sono la riqualificazione dell'area ex COPMES e poi il Più Europa, l'Urban Center. Lei pensa che prima della fine del mandato riuscirà ad avviare almeno uno dei due cantieri? Beh, noi abbiamo fatto grandi cose sotto questo aspetto, non soltanto naturalmente questi obiettivi che sono straordinari, perché abbiamo messo in campo tante opere pubbliche. Io in questi giorni cercavo di fare una comparazione tra ciò che è accaduto nei 5 anni che mi hanno preceduto e ciò che è accaduto in questi poco più di 3 anni di governo della città. Abbiamo mutuato, insomma, credo, messo in cantiere, avviato, realizzato circa quasi 30 milioni di euro di opere pubbliche. Se, insomma, mi guardo indietro e guardo soprattutto i 5 anni che mi hanno preceduto, beh, insomma, hanno messo in campo non più di 12-13 milioni di euro di opere pubbliche. Noi però, insomma, abbiamo ancora un altro anno e mezzo di governo della città e abbiamo queste due opere importanti. Da una parte la riqualificazione dell'ex Alcatel, dall'altra parte invece il Più Europa. Sono assolutamente obiettivi da raggiungere perché ormai siamo agli atti conclusivi di una vicenda assai lunga che naturalmente rappresentava fino a poco tempo fa, in particolare l'Alcatel, una grande palla al piede della politica scafatese. Noi
coinvolgendo soprattutto chi ha creduto in quest'opera di riqualificazione, quindi i privati, riusciremo a realizzare un'opera da 33 milioni di euro grazie a un autofinanziamento, quindi grazie ai privati che investono in tutto questo. E poi un'altra opera di riqualificazione urbana nell'ambito del Più Europa, grazie alla capacità progettuale, alle energie che abbiamo speso in questi anni, attraverso insomma, un ufficio tecnico che ha lavorato e ha funzionato in modo assolutamente egregio. Sindaco, riprendendo quello che si legge, ma anche insomma, da precedenti dichiarazioni, spesso quando si affronta il problema delle piogge a Scafati, si affronta il problema del fiume Sarno, come anche il problema dell'ospedale, spesso lei ha asserito che non può fare più di quello che sta mettendo in campo e sta facendo, ma è possibile che un sindaco che vuole essere operativo viene bloccato dalla burocrazia? Com'è possibile che non si riesca a fare molto per mettere in sicurezza un territorio, per garantire i servizi sanitari, eccetera, eccetera? Perché insomma sappiamo che il problema non parte da questo comune, sia per il Sarno sia per l'ospedale, ma com'è possibile questo? Beh, io credo che bisogna fare una differenza tra la burocrazia e il livello di responsabilità che compete a un sindaco, quindi il livello istituzionale. La questione della sanità, insomma, e la questione del risanamento del Sarno sono due questioni che non competono come momento istituzionale a un sindaco, però il sindaco non si deve lavare le mani rispetto a tutto questo. Anche in questa direzione credo che abbiamo fatto cose importanti. Rispetto al risanamento del Sarno e al problema degli allagamenti, in particolare abbiamo sollecitato la gestione commissariale, prima Iucci, oggi il commissario delle opere pubbliche Campania e Molise, perché voi sapete che c'è una gestione commissariale. Il problema delle acque si risolve e si risolverà quando finalmente saranno pulite le vasche borboniche, quelle che naturalmente portano l'acqua dai paesi del Vesuviano fin dentro Scafati. Sarà risolto quando avremo realizzato la rete fognaria. Gori ha fatto mancare quella parte di finanziamento che aveva promesso, più di 30 milioni di euro. Noi abbiamo fatto causa a Gori, più di questo non posso fare. Insomma, abbiamo tirato in ballo il generale Iucci, ma di tutto questo è responsabile chi non ha cacciato i soldi promessi, visto che insomma, le gare d'appalto erano state anche fatte, ma sono mancate le risorse, quelle che erano state promesse in un accordo che Gori aveva fatto con la Regione Campania e con il Governo centrale. La questione dell'ospedale. Chiariamo subito che in questa regione c'è una sanità che è commissariata, che è stata commissariata dal governo per un motivo, perché ha prodotto un debito esagerato che oggi insomma, ha messo in ginocchio la regione Campania, che sotto l'aspetto economico può essere paragonabile alla Grecia. Questo con grande sincerità bisogna dirlo ai cittadini, no? Tutto questo ha comportato una rivisitazione del piano ospedaliero, all'interno della quale rivisitazione l'ospedale di Scafati era stato chiuso, diventava un ospizio. Stiamo facendo una grande battaglia anche in questa direzione. Posso dare già delle notizie buone ai cittadini, perché uno scoop in realtà. Insomma, credo che chiaramente nei prossimi giorni cominceremo a dire dei risultati importanti, cioè mentre gli altri protestano contro il sindaco. La cosa più simpatica e divertente è che poi la protesta nasce da chi ha determinato lo sfascio, cioè dalla sinistra, contro il sindaco che non ci azzecca un tubo sulle questioni della sanità, però il sindaco lavora insomma, in grande silenzio e siamo riusciti ad ottenere, credo insomma, ormai quasi nell'ufficialità, appena ci sarà il piano ospedaliero, la trasformazione dell'ospedale nostro da riabilitazione semplice, da ospedale di comunità, ad ospedale di alta specializzazione. Per cui le cose di cui abbiamo parlato, la rianimazione, la terapia subintensiva respiratoria, la struttura complessa di broncopneumologia, l'apertura H24 della radiologia, del laboratorio di analisi, la lungodegenza, la medicina interna supportata dalla reumatologia, insomma, la dialisi, sono la riabilitazione cardiorespiratoria e neuromotoria, saranno fatti. Appena naturalmente avremo completato, saranno completati. Ecco, dico avremo completati perché mi sento poi parte integrante di un ragionamento che non mi riguarda, che non mi dovrebbe riguardare per il livello di responsabilità che occupo, ma che invece mi ha coinvolto in pieno, essendo il primo cittadino insomma, di questa città. E dicevo, appena i lavori saranno completati, perché ormai insomma, a momenti partiranno, è stata completata anche la gara d'appalto, credo che cominciamo a far uscire fuori un ospedale buono, efficiente, non certamente quello che insomma, il decreto 49 ci dava. Dopo di questo, dopo aver ottenuto il massimo, poi chiaramente mi aspetto che
chi ha poteri su questo governo, su questo nuovo governo nazionale, possa far diventare il nostro ospedale il San Raffaele di Milano, insomma, oppure il Gesù e Bambino di Roma, o il Policlinico di Napoli. Beh, insomma, ci sono anche altri livelli di competenza. La sanità è commissariata dal governo, quindi chi ha la capacità poi di incidere sul governo si adoperi, e piuttosto che, insomma, sputare veleno contro il sindaco in modo indegno, faccia anche la sua parte su quei livelli di responsabilità sui quali, insomma, magari incidendo si può cambiare il corso delle cose, come abbiamo fatto noi. Sindaco, io devo chiederle di avere chiarimenti anche sul piano urbanistico comunale, perché questo è un altro argomento che ha movimentato la città. Associazioni hanno organizzato conferenze per parlarne, si parla che il sindaco non vuole ascoltare la voce di questi cittadini. Lei però ha promosso a più riprese questa apertura verso il confronto sul PUC con incontri, forum. Che succede? Beh, succede quello che ha detto lei. Insomma, ho promosso una serie di incontri con il territorio. Ho ragionato del piano urbanistico comunale con la città. L'ultimo strumento urbanistico approvato a Scafati dalla politica risale agli anni 70, cioè lo stesso strumento urbanistico che poi ha prodotto una speculazione immobiliare senza precedente, quella che ha arricchito poche note famiglie, pochi noti imprenditori. Noi abbiamo ragionato di tutto questo invece con i cittadini, con la gente comune, con le associazioni, col mondo delle professioni, con i partiti, abbiamo fatto con la Chiesa, di tutto e di più, incontri sul territorio. Chi si lamenta è chi probabilmente voleva che di queste cose ne discutessimo in qualche studio privato, tra pochi intimi, affinché, insomma, si creassero i vantaggi che in passato la politica è stata capace di creare deturpando la città. Non mi possono attaccare invece sul PUC, scendendo nel concreto delle cose e dicendo il sindaco con questo PUC ha avvantaggiato X o Y. La famiglia, insomma, questa famiglia o l'altra famiglia, non possono fare. Sì, insomma, per avvalorare, infatti lei ha difficoltà anche a ricavare parcheggi in una zona della città tipo Via della Resistenza, per come è stata composta, dove si stanno svolgendo i lavori, ma in realtà riuscire a recuperare dei parcheggi in una zona dove sarebbe necessario diventa difficile con quello che è stato fatto precedentemente. Quindi. Assolutamente così. Completavo dicendo che quindi il PUC lo dobbiamo assolutamente approvare nell'interesse della città. Tutti sanno che questo è un PUC che va solo nell'interesse della città, infatti non possono attaccarmi. E Via della Resistenza rappresenta in questa direzione il simbolo del modo di ragionare della vecchia politica, quella che, insomma, provava a costruire i palazzi per propri interessi, trascurando quelli che erano gli interessi invece della città, strade più larghe, qualche piazza, insomma un piccolo spazio verde. Oggi dobbiamo recuperare, insomma, a uno scempio edilizio senza precedenti, provando a ricostruire un po' la città, il marciapiede, qualche spazio verde pubblico attrezzato, insomma, qualche struttura sportiva, lo stiamo facendo, abbiamo, insomma, avviato i lavori dei marciapiedi proprio in quella strada che rappresenta il simbolo dello scempio edilizio che ha subito Scafati in questi anni, della svendita, insomma, della politica del malaffare che ha deturpato la città. E noi, poi dall'altra parte, invece, l'esempio di una politica che prova a recuperare la vivibilità anche nelle zone più difficili, i marciapiedi, la pubblica illuminazione, l'arredo urbano, un palazzetto dello sport, un parco verde attrezzato di 8.000 metri quadrati già inaugurato. Parlo di cose che abbiamo già realizzato o che stiamo realizzando, non dei sogni. Questo credo che naturalmente sia la migliore risposta a chi prova a buttare fango su tutte le cose che facciamo. Adesso cambiamo un attimino argomento, andiamo sulla politica e facciamo un po' di gossip, perché in realtà l'abbiamo visto, insomma, agli inizi di questo percorso politico vincente, perché dobbiamo dirlo, la storia di Aliberti come politico nasce da lontano, però dal 2008 è al governo con ottimi successi. E, inizialmente lei aveva legato il proprio percorso all'ex ministro delle pari opportunità Mara Carfagna. Oggi non sentiamo più nominare questo nome da parte sua, come mai? La Carfagna rappresenta per me una grande risorsa, insomma, per questo partito.
è stata ministro e ha avuto la capacità di dare visibilità a un ministero che non ha mai avuto la visibilità che lei è riuscita a dare attraverso una serie di leggi, insomma, penso a quella sullo stalking, per esempio. Quindi rimane il mio affetto grande e la mia ammirazione per quello che la Carfagna è riuscita a produrre sul piano nazionale. Beh, se proprio le devo trovare un difetto, è il suo legame col territorio, insomma, la sua capacità di rapportarsi qui in provincia con la classe dirigente. E beh, insomma, non tutti naturalmente possono essere perfetti, anzi credo che è difficile trovare la perfezione, ma complessivamente la Carfagna credo che ancora oggi rappresenti una grande risorsa, insomma, per questo partito. Le mie esigenze sono anche altre, quelle naturalmente di avere una classe dirigente nazionale di riferimento per il mio territorio. A Roma devo sollecitare o dovevo sollecitare con il governo che è stato le questioni locali anche, no? Avere naturalmente momenti di riferimento che andassero in questa direzione e che non avessero soltanto la capacità di far crescere la propria immagine o il ministero, insomma, al quale si trovavano, era una mia esigenza. Per cui con la Carfagna i rapporti rimangono buoni, insomma, assolutamente. Insomma, non qualcuno c'è... dice che questo mettere tra virgolette in stand-by questo rapporto con l'ex ministro possa essere stato dettato anche dal fatto di questo riavvicinamento con l'onorevole Edmondo Cirielli, con i quali oggi sembra che, insomma, che sia passata la burrasca. Che... Guardi, l'anomalia non è il rapporto che c'era o che c'è oggi, insomma, mio con la Carfagna. L'anomalia potrebbe essere, insomma, e credo non lo sia più, il dissidio che poteva esserci fino a qualche tempo fa tra il presidente della provincia e il ministro Carfagna. Sono due grandi risorse di questa provincia, due uomini di spicco, insomma, del PDL, che devono assolutamente ragionare. Non lo dice il sindaco di Scafati, lo dice soprattutto il nostro oggi coordinatore Angelino Alfano, che è stato qui a Salerno, insomma, abbiamo fatto un incontro con lui. C'era il ministro, o l'ex ministro, e c'era il presidente della provincia. Credo che l'inizio di questo dialogo, che non c'era, rappresenta il superamento di un'anomalia che non è, insomma, quella di Aliberti o dei rapporti di Aliberti col ministro prima e dopo. Io devo continuare a parlare perché se noi guardiamo ai successi come sindaco e alla tornata elettorale delle province, c'era una squadra. Questa squadra piano piano qualche elemento lo ha perso, forse qualcuno non le ha perdonato il successo, non le ha perdonato il grande risultato alle provinciali e forse non ha digerito la candidatura della sua consorte Monica Polino, che oggi siede, insomma, nel Consiglio regionale. Beh, le questioni che ha posto sono tante. Insomma, i nemici aumentano anche perché sappiamo degli ultimi giorni, insomma, che all'interno del Consiglio comunale ci sono dei mal di pancia. Guardi, la squadra, insomma, complessivamente è sempre cresciuta. Poi chiaramente man mano che cresce è chiaro che possono esserci o nascono delle divergenze. Fa parte del gioco questa cosa. Credo che, insomma, le divergenze che sono nate sono anche superate poi dai fatti, con grande concretezza. Lei dice in Consiglio Comunale sono nate delle divergenze. Io non ricordo in questi anni un solo Consiglio Comunale che è saltato perché è mancata la maggioranza. Non ricordo un solo atto portato in Consiglio Comunale sul quale siamo andati sotto perché non avevamo i numeri o perché la minoranza è riuscita a metterci in difficoltà. La verità invece è che siamo cresciuti anche in Consiglio Comunale. Eravamo 18 più il sindaco 19. Oggi non riesco neppure a contare quanti consiglieri comunali siamo, ma siamo molto di più. Qualcuno parla che l'opposizione è diventata maggioranza. Io ho detto questo, insomma, rispetto se c'è un'opposizione. Io ho detto questo, insomma, la crescita della maggioranza deve rappresentare il rafforzamento di un'idea, il rafforzamento di un'idea di città, che è quella che noi abbiamo messo in campo, Scafati cambia. Quindi più siamo e più vuol dire che quella idea che abbiamo messo in campo ha convinto tanti altri. Poi c'è un'etica, l'etica della politica, la morale della politica, che io porto sempre con me in valigia. E ho detto anche che, insomma, se almeno 4 consiglieri comunali di quella che è stata la mia maggioranza iniziale
dovessero cambiare idea, significa che non c'è più la maggioranza politica che mi ha sostenuto e mi ha permesso di vincere le elezioni. Se, insomma, quattro consiglieri comunali dovessero, che parte integrante della mia maggioranza iniziale, dovessero presentarsi in consiglio comunale e votare una mozione di sfiducia rispetto al sindaco, rispetto all'operato che il sindaco mette in campo, io con grande sincerità sono disponibile assolutamente a fare un passo indietro, a mettere sul tavolo le mie dimissioni e ad andare a votare, pur avendo una maggioranza solida, granitica, che è fatta anche di uomini che non ne hanno fatto parte fin dall'inizio. Questo per dirle naturalmente qual è la mia visione delle cose, qual è la mia etica o l'etica che metto in campo nel mio agire. Sindaco, siamo in conclusione. In un territorio difficile come la Campania, dove spesso il malaffare si introduce e si mescola anche agli affari pubblici, come un sindaco riesce ad restare pulito, riuscire a governare bene in questi territori? Anche perché noi purtroppo abbiamo degli esempi che sono venuti a galla negli ultimi tempi. Come si fa a fare il sindaco, rimanere tra virgolette puliti su questo territorio? Guardi, diciamo innanzitutto che le cose sono cambiate rispetto alla fine degli anni 80, inizio anche anni 90. Questo era un territorio nel quale c'erano consigli comunali che venivano sciolti per camorra, ricordo Scafati, la stessa Scafati agli inizi, insomma, degli anni 90 ha subito lo scioglimento per collusione camorra politica, Pagani più volte, la stessa Pompei, Poggiomarino più volte. C'era una camorra che imperava, faceva sentire la sua presenza, il suo fiato. C'era una camorra che si identificava soprattutto in certi personaggi, penso Alfieri, Galasso, insomma, Scafati, il clan Matrone, che insomma esiste ancora, insomma, almeno a leggere i giornali. È una camorra però, insomma, che non ci preoccupa più come ci preoccupava una volta, è una camorra che non penetra più nelle istituzioni come penetrava una volta, è una camorra che non condiziona più gli strumenti urbanistici come li condizionava una volta. È una camorra la cui presenza non l'avvertiamo. Credo che invece ci sia un malaffare che sia soprattutto quello dei colletti bianchi, cioè la camorra che non si vede. Quella bisogna naturalmente governarla, avere la capacità naturalmente di mantenersi a distanza, scegliere i funzionari giusti, quelli che naturalmente non si lasciano corrompere. Beh, un sindaco prova a controllare tutto, ma non può controllare sempre tutto. Quindi possono anche esserci casi negativi all'interno di una macchina comunale così complessa quale quella del comune. Credo l'importante è dare dei segnali, insomma, forti sul territorio in termini di legalità. Io mi vanto di una cosa in particolare, quella di essere riuscito ad avviare un'opera pubblica a San Pietro, insomma, che il mio predecessore dal 2003 non era riuscito ad avviare, un centro polivalente con un finanziamento europeo di 1.700.000 euro, che rischiava di essere perso perché chi mi ha preceduto non aveva avuto, insomma, dico il coraggio, perché poi è nei fatti amministrativi, o probabilmente aveva provato a farlo ma non c'era riuscito. Ahimè, io ci sono riuscito anche con grande coraggio e con grande senso di responsabilità a confiscare una proprietà a un signore che, insomma, in un'area dove doveva nascere la struttura pubblica si era permesso addirittura nel centro di abitato di fare un abuso edilizio costruendo una piazza e altre cose di cui avrebbe poi, insomma, usufruito in prima persona. Ha fatto una confisca in modo anche molto duro. Abbiamo cominciato i lavori e molti pensavano che questa cosa non sarebbe accaduta. Credo che questo sia un segnale importante per dimostrare, insomma, qual è la mia visione delle cose. Poi naturalmente i funzionari ti seguono, ti guardano a distanza, vedono qual è la tua idea di governo della città e si adeguano, insomma, almeno lo spero. Sindaco, la ritroveremo, si ricandiderà per un suo secondo mandato o la rivedremo a Roma? Questo, insomma, chiudiamo con questa considerazione. A Roma, insomma, ci vado ogni tanto, insomma, all'ufficio Roma, intendiamo settimanalmente elezioni. All'ufficio di presidenza di cui faccio parte. Scafati la ritroverà candidato come sindaco per le prossime elezioni oppure, visti i successi, spiccherà il volo e quindi avrà un percorso ancora più forte. Questa è la faccenda dello spiccare il volo, insomma, è qualche cosa di strano, insomma.
perché credo che la cosa più bella, più straordinaria sia fare il sindaco della propria città. Dopo aver fatto questo, beh, insomma, si può andare anche in pensione, magari insomma, si va a Roma a fare il parlamentare, soprattutto con l'attuale legge elettorale. Con grande sincerità, se dovessi scegliere tra le due cose, preferisco fare insomma, il sindaco ancora della mia città. Il governo cittadino è tutt'altro. Potevo candidarmi alle regionali, ho preferito non farlo perché non era una cosa che mi affascinava più di tanto in questo momento, in questa fase storica. Poi le cose in politica non le scegli, insomma. Vengono naturalmente concordate anche con gli altri e poi c'è naturalmente la volontà dei cittadini, che è quella con la quale dobbiamo naturalmente confrontarci più di tutti, perché è la gente che insomma, alla fine stabilisce se devi essere o meno ancora il sindaco della tua città o insomma, se eventualmente devi fare altro. Io insomma, un sogno nel cassetto ce l'ho, quello di continuare ad essere insomma, il sindaco della mia città, ma questo non dipende soltanto da me, dipende naturalmente anche dai miei cittadini. E si conclude qui questo one-to-one, questo spazio dedicato al sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti. Noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata di questo speciale.